Второй эпизод, второй рассказ посвящен работе в маленькой студии, которая расположилась, как ни странно, в старинной церкви. И это был «Союз мультфильм». Там работали 4 человека. Андрей Харжановский и его мультипликаторы. Они делали замечательный фильм, посвященный по сценарию Тонино, посвященный Федерико Феллини. Только год прошел с его ухода, и Тонино совсем не мог расставаться с Федерико и придумал такое, что все рисунки Феллини оживают, отправляются в долгое путешествие на корабле в поисках счастливого острова. Вот об этой студии, о том, как работают очень скромно эти люди. Интервью с Андреем Харжановским, с которым потом, то есть перед тем была сделана замечательная сказка «Лев с седой бородой» по рассказу Тонино. Вот об этом волшебстве созидания этот рассказ. Quindici giorni fa ero a Sochi. Sochi nel Caucaso è un posto di villeggiatura ed ero in un grande albergo come che può somigliare a quei distributori immensi di benzina americani. Tuttavia avevo una spiaggia privata con dei cancelli. Questa spiaggia era separata da quelle che loro chiamano le spiagge dicchi, le spiagge selvagge. Ecco, io mi fermavo a questi cancelli guardando queste spiagge innamorato di questo mondo, di questi turisti randagi che arrivavano, questi cartocci di carne vecchia che si mettevano sotto gli ombrelli, di questo mondo disteso nudo su piccoli asciugamani. Ecco, ero innamorato perché questi posti mi ricordano quando abitavo a Sant'Arcangelo e la domenica in quell'aria di lupini e di bicchieri che lasciavano l'orma sui tavoli delle trattorie. Giocavano bocce e le bocce rompevano le reti e venivano a battere contro la porta. Ecco, tutto questo disordine di allora, questa povertà di situazioni, non è che non si mangiasse, non si stesse tranquillamente, ecco, mi viene in mente soltanto tutte le volte che io mi trovo in questi luoghi disagiati. Mosca è bella anche per le sue scomodità, disarmanti. Ma io non so mica perché mi piacciono questi posti, questo disordine. Un qualche cosa che sembra il dopoguerra.
qui siamo nel cortile di una chiesa, un tempo notissima perché l'hanno adoperata dei grandi pittori, e invece da alcuni anni è diventato il contenitore di quelli che fanno i cartoni animati, ecco. Ed è qui che lavora Andrei Krasanovski, questa persona squisita, eccezionale. E prima lavorava Norsten, questi due grandi che 10 anni fa erano in un'altra chiesa vicino alla vecchia Arbaz. Quindi non so perché queste chiese erano diventate dei contenitori per questi cartoni animati che qui chiamano moltiplicati. Mosca è un clown, è vestito un po' da clown, quindi ha delle zone già ristrutturate in modo perfetto e poi ha queste macchie. Con Andrei Krasanovski io ho già fatto una favola, mostrato a Cannes con grande successo, era fuori concorso, e ritengo sia una delle cose più belle le quali ho partecipato. È la storia di un circo piccolo che si sfascia con un direttore molto simile al leone vecchissimo, un tempo di grande successo che nessuno vuole nel momento di quando tutti si squagliano, ecco. È la commozione per questa fine di questa grande gloria. Mi pare che sia anche pieno di emozioni, di commozione per tutti quelli che avranno l'occasione sicuramente di vederlo, perché in tutto il mondo vogliono comprare questa favola. Dolci bacio, languide carezze, mentre io fremo le belle forme di sollievo dai veli, fuggi per sempre, Nadara, l'ora è venuta, io muoio disperato, io muoio disperato.
e non ho amato mai tanto la vita. In questi giorni invece stiamo lavorando attorno a un lungo viaggio, una cosa che ho sognato. Ho sognato che tutti i disegni, gli schizzi di Federico, di Fellini, uscivano dai libri e si imbarcavano sul Rex, attraccato al molo del porto di Rimini. Partivano per una crociera verso un'isola incantata. Nell'isola incantata tutti i nostri personaggi passeggiano o si bagnano nell'acqua limpidissima, mentre sulla nave Federico sta cercando il capitano che trova nella stiva dove dorme il vecchio rinoceronte. Fellini gli ordina di ripartire. E gli altri? Domanda sorpreso il capitano. Gli altri restano, risponde deciso Federico. E proprio in quel momento arriva anche giù nelle stive il motivo di una tromba suonata nella parte alta della nave. Chi suona quella tromba?